Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Moonsport07. Siamo qui con il pagellone di metà stagione della Juventus, la mia squadra del cuore. L'andiamo a valutare. Ovviamente ho valutato in generale in Serie A quanto di positivo abbiamo fatto. Però insomma ragazzi, se devo fare un pagellone generale di metà stagione, questi sono i miei voti, cioè prendendo praticamente i giocatori tutti uno per uno ragazzi. E nulla ragazzi, ringrazio il buon Antonio per le clip, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito col video. Vamo ragazzi. Wojciech Szczęsny, 7, 20 presenze, 20 gol subiti, 5 reti inviolate. I numeri li fanno molto da bugiardo. Fa da bugiardo questo dato di 20, praticamente subire un gol a partita, perché 20 gol subiti, 20 presenze. Lo fa da bugiardo per il semplice motivo che molti punti li ha messi lui a segno, ragazzi. Con il Milan ha fatto qualche bella parata, ma soprattutto anche in alcune partite ha limitato i danni, magari portando un pareggio quando ci poteva essere una sconfitta. Tante partite che sono state in bilico fino all'ultimo minuto, comunque le ha salvate lui con delle grandissime parate. Quindi, insomma, Szczęsny per me è tra i 5 portieri migliori al mondo. Poi ci sta che qualcuno lo mette fuori dalla top 10 o cose del genere. Ma oggettivamente, ragazzi, non possiamo non dire che Szczęsny è tra i due migliori portieri della Serie A del girone d'andata. Se la gioca con Donnarumma, ragazzi. Ah, piccolo spoiler: nei prossimi giorni uscirà la top 11 della Serie A del girone d'andata sul mio canale. Passiamo a parlare invece del collega di Szczęsny, il grande gigione Buffon. Per lui 6 presenze, 4 gol subiti e 3 reti inviolate. Dal punto di vista dei numeri è migliore di Szczęsny, ma c'è da dire, ragazzi, che lui fa il secondo portiere, quindi in contrasquadre sulla carta magari un po' più abbordabili. Come dice la fotografia, lui si è sempre alla testa. Io lo vado a valutare in quanto secondo portiere della Juve, ragazzi. Buffon, che si chiami Buffon, che si chiama Perin, che si chiami Szczęsny, a me non fa importanza. Lui nella Juve fa il secondo portiere. Quando viene chiamato in causa non fa chissà quali papere, fa comunque il suo dovere, fa le sue parate. Quindi, insomma, per me il 6 e mezzo di diritto se lo porta a casa. Passando invece alla difesa, andiamo a parlare di. Anzi, non di, del capitano Giorgione Chiellini. Per lui 9 presenze, comunque su un totale di quante? 26 partite, ragazzi. Lui ne ha giocate 9, praticamente ne ha giocate un terzo. Prima di dire che è bollito, andiamoci piano, ragazzi. Comunque un terzo delle partite le ha giocate e soprattutto quando ha giocato non ha neanche sfigurato, ragazzi. Tra l'altro in Coppa Italia si è tolto anche lo spizio dell'assist, ce l'ha ancora nei piedi quella cosa che ogni tanto può impostare, ragazzi. Chiaramente non puoi affidargli questo compito in un big match perché non è compito suo, magari compito più di De Ligt. 7, il migliore finora dei nostri difensori centrali. Anche lui ogni tanto si infortuna all'inizio, alla fine, Covid, no Covid, però. Alla fine la verità è che fa appena 4 presenze in più di Chiellini, ragazzi, quindi pure lui con le assenze non scherza, meno male che è tornato perché quando non c'è stato ne abbiamo sentito malamente la mancanza. Infatti con lui in pista i gol si subiscono molto di meno, stessa cosa con Chiellini, ragazzi. Con Chiellini le ultime due in Supercoppa con il Napoli e in campionato col Bologna abbiamo fatto reti inviolate, stessa cosa con De Ligt quando c'è stato, cosa che invece non si verifica quando c'è un certo Leonardo Bonucci. Allora fa 2 gol, comunque anche abbastanza pesanti, chiude la partita col Barcellona e chiude anche quella con la Sampdoria, comunque gol importanti ma neanche troppo. Imposta sempre da dietro, cosa che è fondamentale con il nuovo modulo di Pirlo, però ha imparato a farlo De Ligt, perché De Ligt ormai è diventato un difensore completo, per questo gli ho messo 7. Il problema di Bonucci è che fa quelle cagate, quei passaggi in difesa che non ti faccio manco io, per questo gli do quel 5,5, altrimenti potrei votargli anche di più. Demiral invece è il problema contrario, perché se Bonucci fa le cagate nei passaggi, quindi magari in fase di impostazione quando imposta male, quando decide di impostare male, perché è l'unico che ha nel piede quei lanci lunghi Bonucci, Demiral fa l'errore che quando gli viene data una chance da titolare in una partita importante fa male. Per il resto, se tu gli dai una chance da titolare col Bologna, per farne esempio, lui con la partita te la gioca bene. Questo non va bene perché mi aspettavo leggermente un salto di qualità migliore da Meri Demiral. Pensare che l'anno fa aveva soffiato il posto da titolare a De Ligt, adesso non può fare più della riserva, quindi 5,5 per lui. 7-meno invece per Dragusin. Se do 7-meno a Dragusin e 5,5 a Demiral e Bonucci, non vuol dire che Dragusin, come si pronuncia lui, il calciatore rumeno del 2002, sia più forte di Bonucci o di a chi ho dato l'insufficienza poco fa, o di Demiral. Però ragazzi, Dragusin è un giocatore che in base a quello che può dare ha dato tanto, anche se solamente in 3 presenze, di cui se non mi sbaglio 2 da titolare, ragazzi. Quindi niente male, Dragusin, questo giovane mi piace, io lo aggregherei definitivamente in prima squadra. Ma il Player of the Year, che poi più the Player of the Year, che così sembra il pallone d'oro, però più che Player of the Year io direi Player of the Team, Danilo. Un gol e 3 assist da terzo di difesa, neanche da terzino, in 25 presenze è tanta tanta roba, ragazzi. Ha in vena la fase di impostazione, ha in vena il cross, ha in vena il tiro,
perfetto nelle marcature, perfetto nelle chiusure difensive. Aspetta, nelle marcature forse non tanto, ma nel senso delle marcature nell'uno contro uno, ragazzi, perché se si tratta di una marcatura generale su un cross, lui c'è. Però per il resto, ragazzi, veramente non ho parole per descrivere questo giocatore. L'anno scorso, quando si infortunava, ok, abbiamo Cuadrado, ok, abbiamo Alexandro. Invece quest'anno, quando deve mancare qualche partita, già abbiamo i brividi, ragazzi, perché diciamoci la verità, Danilo da Luiz Silva, o come si chiama lui, ci ha conquistato, il brasiliano, ci ha conquistato. Quindi veramente, veramente bene Danilo, sono contentissimo della sua apoteosi, della sua crescita, ragazzi, anche se alla fine c'ha 30 anni, quindi non è neanche chissà quanto giovane. Passando all'altro brasiliano, il collega di reparto, però sull'altra fascia, anche se Danilo in realtà tra centrale di difesa destro, centrale sinistro, terzino destro e terzino sinistro, sta impazzendo, manco sapendo il suo ruolo. Abbiamo Alexandro, ragazzi, per lui 10 presenze, poco oltre un terzo alla fine, anche se sembra mancato per una vita. Però alla fine 10 presenze e un assist non sono neanche tanto male, ragazzi. Lui, quando è tornato, comunque si è giocato bene o male quasi tutte le partite con Danilo sull'out di destra. Però poi si è infortunato pure lui per il coronavirus. Insomma, non l'ho visto talmente male quest'anno, è ancora presto per giudicarlo, abbiamo ancora un girone, però non l'ho visto male. Bene anche Frabot, che ha sostituito comunque bene Alexandro. Sicuramente in fase difensiva il brasiliano ti dà una marcia in più, però Frabot in fase offensiva lo sto vedendo un buon giocatore. Comunque non mi dà troppe differenze con Alexandro, anche se tra i due in ogni match preferisco avere il brasiliano, che comunque è molto molto più esperto. Però comunque c'è da dire che questo è un classe 99, se non erro ha avuto una discreta crescita, e quindi non male Gianluca Frabotta, in qualche modo l'invenzione di Andrea Pirlo. Non è certo pronto per fare il titolare della Juventus, ragazzi, però comunque possiamo definire di aver scoperto un buon comprimario. 7,5 invece per Juan Guillermo Cuadrado, avrei dato anche 8 non fosse che in difesa ogni volta, per il fatto che gioca terzino, ogni tanto in difesa si perde. Però c'è da dire che Cuadrado sta facendo una stagione straordinaria, ragazzi, dribbla l'avversario come se non ci fosse un domani, è un punto di riferimento nel gioco della Juve. Per lui 20 presenze e 11 assist, ragazzi, tra cui 10 assist normali e uno che è un rigore procurato, quindi veramente imprescindibile nel gioco di Pirlo e in qualche modo anche uno dei migliori di quest'anno sicuramente. Passando ai centrocampisti, do 6 a Bentancur. Sì, certo, gli avrò dato 3-4 sufficienze in croce nelle pagelle post partita, però c'è da dire che su di lui mi devo un po' ricredere, ragazzi. Effettivamente, quando gli devo insufficienza, a chi sarebbe facile il compito di giocare al fianco di Ramsey e Rabiot, ragazzi? Quindi insomma, al fianco di McKennie e Arthur diventa quasi un altro giocatore, per questo gli do una sufficienza, un po' risicata comunque, però insomma non si merita un'insufficienza per me, ragazzi. Lo valuteremo nel girone di ritorno, ma al fianco di Arthur e McKennie può costituire veramente un bel centrocampo la nostra Juventus. Per quanto riguarda invece l'americano, appunto, Weston, 21 presenze, 4 gol e 2 assist, la fanno da padrone. Chiude la partita con il Milan, chiude la partita con il Bologna, ed è già tanto chiudere le partite. Decide in qualche modo anche le sfide di Torino e Barcellona, perché sono passate sicuramente anche per i suoi gol. Quindi sicuramente, ragazzi, è un un acquisto perfetto, perché è arrivato semplicemente per 20 milioni, ragazzi. Quindi io veramente, è perfetto in fase difensiva, perfetto nell'inserimento, perfetto in fase offensiva, perfetto anche Arthur, ragazzi, che ha giocato un po' di meno, per lui 19 presenze e un gol, anche abbastanza fortunoso. Però quando c'è lui il centrocampo gioca con molto molto più equilibrio e ha anche un punto di riferimento in mezzo al campo, ciò che magari un Bentancur, un McKennie o un Rabiot, un Ramsey non ti danno di certo, ma ti dà solo Arthur questo equilibrio al centrocampo. Per me è un top player, ragazzi. D'altronde, un giocatore pagato 72 milioni potrebbe dimostrarsi altrimenti? Direi proprio di no. Io stravedo veramente tantissimo per questo giocatore e sono convinto che entro la fine della stagione saremo fieri di averlo nella nostra rosa. 5 invece per Rabiot, che aveva un'altra chance al suo secondo anno, specie nella seconda parte di stagione. Cioè, se mettiamo che finora si sono giocate 26 partite, nelle prime 13 Rabiot era stato sì discontinuo, ma erano più le prestazioni positive di quelle negative. Poi si è un po' perso. Alla fine fa anche un bel gol, ha dei colpi, però più di un comprimario in questa Juve per me non può assolutamente fare, almeno per il mio modo di vedere, ragazzi. Perché se Bentancur, Arthur e McKennie sono i titolari, lui è l'unica riserva a sto punto, perché Ramsey e Portanova come mezzali mi fanno abbastanza storcere il naso. Passando appunto per il gallese, gli do 5 pure a lui. Alla fine fa un gol e 3 assist, è uno che in 18 presenze fa un gol e 3 assist e comunque gioca trequartista, neanche troppo titolare, non è che stia facendo tanto tanto male sotto il punto di vista dei numeri. Sta facendo male per ciò che si fa vedere in campo, praticamente alcune partite diventa invisibile. Sicuramente è fondamentale per il gioco di Pirlo, ma sono più le partite che stecca delle
delle partite che fa bene, ragazzi. Si mangia i gol davanti alla porta, ogni tanto non ha la visione di gioco. Quindi, insomma, arrivato a 30 anni, io non lo so, preferirei mille volte avere un centrocampista magari come McKennie che può giocare ovunque e non lui. Locatelli, magari, per dirne uno. Meglio di lui addirittura. Se ne va la voce. Meglio di lui addirittura ci metto Portanova, ragazzi. Portanova che si prende un 6, perché anche se l'ho visto solamente per 3 partite, di cui per 2 da titolare, l'ho visto veramente veramente bene, ragazzi. Cioè, per me è un bel centrocampista. Per me fa più anche il trequartista questo, però l'ho visto veramente bene. Secondo me, se Pirlo decide di dargli un po' più di chance in campo, magari quando stiamo vincendo una partita e lo fa entrare al 70esimo, possiamo dichiararci di avere anche un bel centrocampista a casa, un centrocampista che è anche duttile. Passando invece per gli esterni, 5,5 a Bernardeschi. Eh sì, ragazzi, non gli do un'insufficienza pesante come può essere un 4 o un 5. Gli do 5,5, ragazzi, perché alla fine ha giocato terzino sinistro e ha fermato Hakimi lì dove Frabotta non era arrivato. Ha giocato esterno sinistro e ha giocato anche esterno destro. E comunque è entrato dalla panchina qualche partita, l'ha pur spaccata. Basta vedere quella di Coppa Italia col Genoa. Non ha fatto malissimo, ragazzi, anche in Supercoppa non ha fatto malissimo Bernardeschi. Quindi 5,5 li do, ragazzi, semplicemente per l'avvio di stagione veramente schifoso, perché sennò li avrei dato addirittura 6. 6,5 invece per Kulusevski. Ecco, ciò che Bernardeschi non ha rispetto ai vari Kulusevski, Chiesa, Morata, Dybala sono i gol e gli assist, perché Bernardeschi ha fatto solamente un assist. Per esempio Kulusevski ha fatto 4 gol e 3 assist, Chiesa, che vedremo dopo, 5 gol e 5 assist, quindi dal punto di vista dei numeri non reggono tanto. Parlando proprio nello specifico dello svedese, ha giocato anche meno di Chiesa, quindi non voglio dargli un voto troppo inferiore a quello che vedrete all'esterno italiano pagato 60 milioni dalla Fiorentina. È stato un po' discontinuo, sì, però per il momento sta facendo il suo dovere, quindi un 6,5 glielo do. Ciò che dico è che fa meglio da titolare che da subentrato. 7 invece per Chiesa, 5 gol e 5 assist. Meriterebbe sinceramente forse anche lo stesso voto di Kulusevski. Gli do 7 perché molte partite, spesso e volentieri anche di big match, li ha decisi lui, perché alla Dinamo Kiev lui l'ha deciso sia all'andata che al ritorno. All'andata li ha messi in confusione, al ritorno ha fatto il gol e gli assist. Con l'Atalanta ha fatto i gol che non hanno fatto magari Morata e Ronaldo. Con il Milan ha fatto doppietta e l'ha decisa praticamente quasi da solo. Con il Crotone ha fatto un grande assist, con il Benevento ha fatto un grande assist, quindi insomma le partite le ha decise. Per quanto riguarda Dybala, qualche partita sì, l'ha decisa pure lui, come quella con il Genoa e quella con il Milan, però per il resto male, male la Oja. Per il fatto che comunque è stato turbato un po' dai giornali, un po' la questione del rinnovo, voglio premiarlo e dargli un 6 politico, ragazzi. Però adesso voglio vedere nel girone di ritorno almeno 10 gol da Paolo Dybala, perché sennò la sufficienza a casa a fine stagione non se la porta. Tra l'altro, per chi non lo sa, è il mio idolo, quindi insomma io stravedo veramente tanto per questo giocatore. 3 gol e 2 assist in 16 presenze, di cui 8 era subentrato, non sono certamente il massimo, però neanche male male. Purtroppo perde malamente il confronto con Alvaro Morata, che in 22 presenze fa 12 gol e 8 assist. Morata è l'unico giocatore che ha 22 presenze e non fa cagare, perché se vedete Rabiot e Bernardeschi, che non sono chissà che giocatori, hanno 22 presenze, che è anche il mio numero sfortunato, 22, ecco perché lo dico. 12 gol e 8 assist, gli manca sicuramente il gol nel big match a Morata, perché il gol del big match Morata non riesce a trovare, ragazzi. È con la Roma a secco, con la Lazio a secco, Inter e Milan a secco, Atalanta a secco, quindi insomma si deve un po' svegliare nei big match. Però per il resto comunque tanta roba. Morata 7,5, può dichiararsi veramente un ottimo attaccante. Ronaldo gli do 7+, è stato forse eccessivamente criticato da alcuni, così come è stato eccessivamente osannato da altri, però non mi sento di dargli un voto negativo, ma neanche un voto troppo positivo, per cui gli voglio dare un 7+, perché stiamo parlando di uno che ha la media gol superiore ai 90 minuti. Per farvi capire, partite come la Sampdoria l'ha decisa da solo, le cose alla Ronaldo le sta facendo. L'anno scorso segnava di più perché segnava più rigori, quest'anno di rigori, se non erro, ne ha segnati solamente 5 dopo il girone d'andata, l'anno scorso ne ha segnati tipo 17 tra tutti, per cui un 7+ ci sta. Ora voglio vederlo giocare più per la squadra. Per quanto riguarda la società, do un 6,5. Allora, 6,5 perché gli acquisti si sono risultati azzeccati, perché giocatori come Arthur, McKennie, Chiesa, Kulusevski e Morata stanno tutti facendo bene, tutti, dal primo all'ultimo non c'è nessuno di inferiore al 6,5 tra questi che ho appena nominato, ragazzi. Allora perché non do un voto così eccelso? Per il semplice motivo che la rosa numericamente è messa male. Pirlo è costretto a schierare giocatori come Dragusin, Frabotta, Portanova, Rafia e Wesley, quindi insomma, ragazzi, numericamente si è messi male. Ora vediamo cosa faranno nel mercato di gennaio, ma più di 6,5 alla società non do. Per quanto riguarda la Juve do un 6, sarebbe diventato anche 7, però per il problema che abbiamo numericamente dalla rosa do 6. L'importante era essere in corsa per tutte le competizioni. In campionato siamo a meno 7 dal Milan con una partita in meno, quindi potenzialmente sei a meno 4. In Coppa Italia ti sei portato avanti battendo il Genoa, in la Supercoppa l'hai vinta, in Champions League ti sei portato avanti come primo nel girone, incontrato il Porto, quindi insomma
meno di 6 non posso dare, ragazzi. Avrei dato anche 6 e mezzo, però la rosa numericamente non è completa. Questo è quello che mancava per me al 7. 6 e mezzo invece per Pirlo. Allora, sinceramente, fosse stato un allenatore qualunque, avrei dato anche 5 e mezzo, perché partite veramente scandalose dove si vedeva che era un allenatore inesperto Pirlo. Magari se vedete le partite con Benevento, Crotone, Verona e Inter, ve ne renderete di più che Pirlo è un allenatore inesperto, ragazzi. Però giustamente lui si trova lì, che devo fare? Devo dare 5 solo perché è inesperto? No, do 6 e mezzo perché comunque non è facile avere quel carisma, quella personalità, quella sicurezza di sé e delle proprie, dei propri mezzi, e soprattutto non cercare l'attenuanti. Quindi per cui un 6 e mezzo a Pirlo va d'obbligo, perché comunque i risultati li ha portati a casa, almeno finora. Andremo a fare sicuramente una valutazione più complessiva nel girone di ritorno. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare un mi piace, caso contrario un dislike. Commento se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monosport07 è tutto. Nei prossimi giorni vedete tantissimi nuovi video, e appunto noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!